Ciao Margheritine, io sono Gian Pialen. Oggi andremo a vedere insieme l'introduzione di Caitlyn. Di solito ve la faccio vedere all'interno di una custom di un allenamento e vi faccio vedere le abilità. Visto che ancora non è uscita, ma che arriva appunto il 9 novembre a mezzanotte, utilizzo degli altri sistemi per farvi vedere le abilità e la build. Come build, diciamo, vi do una prima infarinata come sempre nelle introduzioni, ma probabilmente cambierà e anche di molto. Perché? Perché Caitlyn è una AD carry con tanto range che andrà a utilizzare degli oggetti dal critico e dall'attacco fisico. Come vedete, il primo oggetto, e forse uno dei pochi che non cambierà mai, sarà il frammento d'infinito, un oggetto importante e forte. Gli oggetti altri che invece si usano molto spesso su Caitlyn sono il rasoio della tempesta e l'archibugio a ripetizione. Gli oggetti un po' più situazionali sono la Mega Lama dei Solari e l'Angelo Custode. La Mega Lama dei Solari perché? Perché è un oggetto molto forte su Wild Rift, scusatemi, ma non viene utilizzato sull'OLPC, non esiste neanche tra l'altro. Mentre l'Angelo Custode è quell'oggetto che a volte vai a fare per avere appunto un po' di difesa. Se vogliamo andare a cambiare qualcosa del livello di fisico, c'è per esempio la possibilità di mettere una Brama Sangue magari al posto dell'Angelo Custode o al posto della Lama dei Solari. Il problema qual è? Che se voi andate a levare la Mega Lama dei Solari, probabilmente, anche se non è proprio tradizionale, si può pensare a un pugnale di static. Questo perché? Perché Caitlyn comunque ha bisogno di attack speed. E se noi andiamo a levare la Mega Lama dei Solari per un oggetto come la Brama Sangue, eccola qui, e lasciamo quindi magari appunto l'Angelo Custode alla fine, rischiamo di avere forse un po' troppo poca attack speed. Quindi per ora all'inizio vi consiglio di provare con la Mega Lama dei Solari, che è comunque un oggetto molto forte, e di lasciare anche appunto l'archibugio a ripetizione perché è utilissimo per il range addizionale. Il rasoio della tempesta vi darà quel colpo base che rallenta veramente forte, e infine l'Angelo Custode come oggetto difensivo. Se non volete fare l'oggetto difensivo dell'Angelo Custode, andate tranquillamente a fare uno di quelli che ho menzionato poco fa. Come potenziamento delle scarpe vi ho messo l'argento vivo del goloso, perché in genere con Caitlyn avete tanto range e non dovete stare ecco in una posizione rischiosa dove rischiate di appunto di essere presi fuori posizione o cose di questo tipo. C'è comunque la possibilità sempre classicissima di andare di zonia al posto della fascia d'argento. Qui come rune vi ho messo piede lesto, brutale, carapace adattivo e voglia di dolci. Guardiamo subito piede lesto. Ci sono due possibilità qua. Allora, piede lesto e il conquistatore. Il conquistatore è la runa che si usa di più a questo momento su Wild Rift, che va a, diciamo, a combare, ecco, con i 5 colpi. È forte, avrete più danno, ma io, diciamo, considerando che questa è un'introduzione, alcuni di voi giocheranno questo campione per la prima volta, posso consigliarvi per ora di andare di piede lesto. Per quanto riguarda la seconda runa, io ho messo brutale perché Caitlyn è un champion che in early game è devastante, sta lì a tirarti gli attacchi base da una distanza incredibile. E brutale sarà ottimale proprio per giocare in questo modo. Come terza runa potete mettere sempre carapace adattivo o secondo fiato. A me piace di più carapace adattivo, mi ci trovo meglio. E come ultima runa avrete voglia di dolci o fascia del flusso. Non ho ancora giocato il champion, quindi non so quanti problemi darà a livello di mana, quindi per ora posso consigliarvi la voglia di dolci, ma se vedete che dopo un game avete avuto tanti problemi di mana, andate a mettere la fascia del flusso e non avrete più problemi. Come summon e spell, sempre il flash e la barriera. Piuttosto standard per una AD carry e quindi niente di particolare. Adesso andiamo a vedere invece le sue abilità. Allora, mi sono spostato qua su così riusciamo a leggere meglio le abilità. La prima è la passiva, il colpo alla testa. Potenzia il prossimo attacco dopo qualche attacco, insomma il prossimo colpo. Guardate qui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 colpi. Il prossimo colpo farà più male, guardate che adesso lo spara e questo critta. È un headshot praticamente, quindi farà tanto danno e sarà sempre il settimo colpo. Vedrete i colpi qui sotto. Poi ci fa sapere anche che se voi state sparando da un cespuglio, vedete, guarda, quando state nell'erba alta, i colpi si caricano il doppio più veloci. Cioè, ogni volta che sparate un colpo, vi dà due cariche di quell'attacco base. Quindi arriverete prima a tirare questo headshot. La prima abilità è pacificatore di Pitlover, che spara un colpo in linea retta dopo un ritardo. Quindi praticamente, vedete, si inchina, quando premete l'abilità, lei si inchina e spara questo colpo in avanti. Guardate, eccolo qui, di nuovo. Quindi si inchina, proprio per prendere la mira, spara il colpo e colpisce il primo bersaglio. Inoltre, che cosa dice? Il colpo si estende dopo il primo bersaglio. Questo vuol dire che colpirà anche i bersagli dietro. È quello che ci ha appena fatto vedere. La seconda abilità è una trappola per Yordle. Eccola qui, che la va a piazzare. Ne ha 5, vedete, da parte. Quando un nemico ci passa sopra, vedete, viene rivelato, verrà bloccato per un secondo e direttamente gli potrete tirare un colpo alla testa, un headshot della passiva. Quindi guardate subito, bam, colpo fortissimo.
Molto forte come abilità, tra l'altro ne avete tante, quindi potete piazzarle in giro e creare delle zone dove la gente non può passare, per esempio davanti al Drake, davanti al Baron o cose di questo tipo. La terza abilità è la rete calibro 90, che lancia una rete, infligge danni magici e rallenta il bersaglio. Ecco, guardiamo come la usa. Vedete, l'ha bloccata e cosa fa anche questa? Attiva il colpo alla testa, tra l'altro con un range veramente aumentato. Vedete, questo è il range, questa linea che vi fa vedere lì in alto è proprio il range dove potete ancora colpire per qualche secondo finché è attivo il colpo sulla rete. Quindi va a tirare questo colpo e intanto ricordatevi che vi spinge indietro quando la lanciate. La suprema è il colpo perfetto, punta il nemico a distanza. Se non avete mai giocato allo PC potete pensare un attimo alla suprema di Akshan, però quella di Akshan viene bloccata dai minion, dalle torri, questa invece no, solamente dai campioni. Quindi guardate, va a mirare, guardate quanto range ha, va a mirare un campione nemico e gli lancia questo mega proiettilone. Quello che succede è che, ecco guarda, infligge danni in base alla salute mancante del bersaglio, quindi se un bersaglio è molto basso farà più male. Inoltre può essere bloccata da altri compagni, insomma, di questo, della persona che è andata a mirare. Vedete, altri nemici possono bloccare il colpo, lui lo va a castare, Jinx ci passa davanti e Ziggs non prende il danno. Sono solamente i campioni a poterlo bloccare. Per quanto riguarda il potenziare le abilità, la prima che potrete fare è il pacificatore di Piltover. Infatti è l'abilità con cui pulirete la corsia, è l'abilità con cui farete del poke e sarà molto comoda. La seconda abilità che invece andrete a potenziare è la rete calibro 90, di modo che avrete anche questa possibilità di avere escape, anche se capitano dei giocatori che decidono di potenziare le trappole come seconde. Quindi io per ora vi consiglio, andate prima con il pacificatore, poi con la rete e infine con la trappola, chiaramente la suprema ogni volta che è disponibile. Comunque, per questo video era tutto. Vi farò uscire anche l'introduzione di Jace, così potrete vedere anche lui com'è prima che esce. E vi ringrazio come sempre per aver guardato il video fino alla fine. Se vi è piaciuto lasciate un like ed iscrivetevi al canale. Vi ricordo che vado in diretta streaming tutti i giorni dalle 17 alle 21, tranne il mercoledì e il sabato, e che come sempre trovate i link giù in descrizione. Detto questo, io come sempre vi auguro delle buone ranked e ci vediamo al prossimo video.